Eccoti qui, bentornato. Bene, i valori sono buoni. Speriamo di non averti fuso il cervello. Muovi la testa e guarda le luci, proprio qui. Guarda su. Ci siamo. In giù. Fin qui va bene. Ora tirati su. Bene, benvenuto al progetto Campione 17. Prima di cominciare, ti servirà questo. Ci siamo. Prova, 1, 2, 3. Ehi, hey, bonjour. C'est bon? Funziona? Ok, facciamo un giro. Dal file risulta che hai già esperienza coi ricordi, ma non a questo livello. Resterai sorpreso. Sei molto bravo. Il flusso di dati è già stabile. Notevole, vero? Questa struttura ha a malapena 6 mesi, ma l'Abstergo Entertainment ci sta lavorando da alcuni anni, dal 2010. Penso che la madre di sua nonna materna fosse asiatica. Hai mai visto Liberation? Il primo titolo prodotto dal Team Animus. Quella era solo la punta dell'iceberg. Presto presenteremo i nuovi server Animus in tutti i paesi del mondo. E offriranno esperienze passive, certo. Varianti modificate della storia, ma solo le parti divertenti. E pensiamo di aver trovato il tema perfetto per il nostro primo prodotto virtuale. Pirati dei Caraibi! Ecco il tuo compito. Ci vorrà un minuto, ok? Bene, grazie Nancy. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Questo è tuo, lo strumento base del lavoro. Il trasmettitore. Accendilo e dai un'occhiata, è facile. Avrai notato. La sicurezza è ridotta in questa sezione, perché è il trasmettitore che autorizza i tuoi movimenti. Vedi il segnale wireless luminoso? Sei agganciato all'ascensore. Ti lascio questo onore. Siamo diretti allo studio del Campione 17, secondo piano. Pronto? Andiamo. Ah, ecco il boss, Olivier Garnoux, il nostro capo, te lo presento. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Bene, grazie. Conosci il nuovo acquisto? È iniziato oggi. Ancora no. Bonjour. Quale progetto? Campione 17, stirpe Kenway. Ethan... Connor... Edward, il pirata. Ah, ciurma! Sarà divertente. Benvenuto a bordo. Mélanie, posso parlarti nel tuo ufficio un attimo? Certo, fammi finire questa cosa e arrivo tra 5 minuti. C'est bon? È stato un piacere. Sai, sul piano c'è il Campione 17. Ci tuffiamo nei ricordi di un generoso donatore.
Desmond Miles. Dobbiamo estrarre il meglio dal suo DNA e speriamo un giorno di creare esperienze fantastiche con quello che troveremo. Quelle gambe sono di John, uno dei maghi dell'IT. Sta sistemando una cosa per te. Non sistemo, calibro. Calibra già. Ed eccoci qui, alla tua prima postazione Animus. È tutta tua, quindi siediti, rilassati e trovaci delle belle sequenze. Se hai bisogno di consigli, nell'Animus ho caricato dei programmi tutorial, così non avrai problemi. Tornerò più tardi all'arrembaggio. Benvenuto ad Animus Omega, il sistema di esplorazione dei ricordi ancestrali di Abstergo Entertainment. Se hai qualche domanda, commento o dubbio riguardo come usare al meglio il tuo Animus, contatta il supervisore del progetto, Melanie Lemay. Sei stato registrato come membro del progetto Campione 17. Il tuo soggetto di ricerca primario è Edward James Kenway, nato il 10 marzo 1693 a Swansea, Galles. Calibrazione completata, segni nella norma, sistemi a posto, trasmettitori extraneurali attivati. Cerco solo di essere amichevole. Non voglio che mi scambino più per un pirata. Giusto. Una canaglia come voi deve stare attenta. Già. E pensare che Spagna e Inghilterra 2 anni fa erano in guerra. Ed eccomi qui, a fraternizzare con gli spagnoli come niente. Qualcosa non va? No, non è niente. Sabbia nei calzoni. Qual è la miglior taverna in città? Devo fare un riposino. Una siesta, dovrei dire. Io sto andando in un pub per incontrare dei mercanti. Potrei mostrarvi la strada. Bene, andiamo. Spero che aspetterete mentre tratto l'affare. Sarebbe un sollievo avere un uomo della vostra statura accanto nel caso di incomprensione. Posso farlo. E gradirei da bere. Splendido. Da bere. Qui ci vanno giù pesante con i pirati, vero? Chissà quanti real l'hanno rubato per finire in quel modo. Hola, signore. Conoscete queste dame? No, bisogna pagare per quel privilegio. Qualche dozzina di real per ogni ora di conoscenza. Volete provare? Santo cielo, no, sono un uomo sposato. I mariti sono il loro forte, amico. La dica fresca de esta mañana. Ah, un vero estimatore della difesa personale. Dovrei procurarmi una lama, Duncan, come avete fatto voi. Questa ferraglia non è niente di che. Eppure sembro un micetto a camminarvi accanto. Forse mi ci vuole un pugnale. Vediamo che cosa vendono. Prenderò anche una spada, così saliremo di grado. Oh, che gran coppia saremo noi due, diavoli gemelli! Datemi qualche reale, su, amico. Vi ho salvato la pelle. Ah, sì, ma certo. Saluti. Adelante. Thank you.
Questa è più adatta a me. Avete scelto? Mi potevo permettere solo un piccolo coltello, purtroppo. Beh, meglio di niente. Oh, accidenti. Ho sbagliato strada, Daniel. No, tranquillo. Trovo un punto migliore. Che stiamo cercando? Una taverna con una specie di cortile interno. Per la miseria, siete agili. Ogni dito è un uncino. Ecco come riconosci un marinaio. Sì, dall'osservazione. Forse ho visto il posto. È qui vicino. Non ti resista, Scordifloni! Para! Para! Restate lì! Mi ha rubato tutto, signore Dio. Ora che faccio? Non respiro. Mi è scoppiato. Fermo! O ti spacco le gambe se ti prendo! Hai derubato l'uomo sbagliato. Ha amici molto pericolosi. Maldita sea, tengo che largarmi! Duncan, per Giove siete vivo! Certo che sì, era solo un ladruncolo. Sì. Ehi, siamo arrivati. Con calma, aspetto qui. Tra questa feccia è bello incontrare un gallese. Sono inglese e non mi muovo da qui finché non scoppia un'altra guerra. Il buon re Giorgio è fortunato a poter contare su un imbecille come te. Oh! Ehi! Ehi, tu! Conosco la tua faccia. Eri insieme a quei pirati giù a Nassau. Chiudi quella cazzo di bocca o la riempio di piombo, è chiaro? Edward, vero? L'avevo perduto. Se vuoi una ripassata, ci penso. Forza, uomo. Visto vecchiette più forti di me. Viene Joe! British Defense! ¡Dejad la zona! ¡Viene el soldado! ¡Corre! ¡Voy! ¡Mi lasciate qui! ¡Tornerò presto! ¡Perro inglés! Caro, esto para ver.
Claro. ¡Puedo darle! ¡Lo tengo a tiro!